signori, ben ritrovati sul canale del Calabrese. Oggi siamo in una zona esterna di Sendai, diciamo proprio le zone di periferia, dove in questi negozi vendono delle rimanenze di mercato, della roba economica, a volte anche di importazione cinese. Quindi questi sono quei negozi per famiglie nelle zone esterne delle grandi città. È un, tipo un grande outlet dove trovate roba che costa poco. Le scarpe di marca anche non proprio dell'ultimo modello di moda, tipo queste cose qua un po' scene, queste ciabatte della nonna, antisesso. Però vedete i prezzi, tipo queste finte Converse, proprio finte sono, costa tipo 2000 yen, tipo 12 euro. Ah. Qua di yukata della Cina, questo qua è fatto qua in Giappone, questo, le scarpe e tutto il resto sono fatte in Cina e costano tipo meno 2000 yen, fate per calcolo, di 20 euro, anche di meno, l'uomo costeranno 23-24 euro. Tutti i negozi si perde tutto, uomo, donna, intimo, scarpe, c'è di tutto, c'è. E questo c'è prezzi singoli, tipo questo qua. Questo vestito qua di mia nonna costa 10 euro, meno di 10 euro. Ragazzi, mica tutti hanno dei soldi per comprare le marca. Qua si trova un po' di tutto, anche per completi più eleganti, giusto per lavoro d'ufficio, giù in fondo di là. Qua si trovano anche le taglie quelle grandi, le XL, quelle là per le persone leggermente in sovrappeso. Quindi qua si può trovare quel tipo di... è un po' di tutto. Potete pensare sempre che costa la vita in Giappone, non è basso come molti pensano, ma chi ha famiglia e figli deve comunque cercare di risparmiare. Questi posti, raga, fuori dalle grandi città, sono aperti per agevolare le persone a comprare a un prezzo più, diciamo, più basso, qualcosa che comunque al momento può servire. Il complesso che vi fa vedere è molto più enorme di questo, comprende molti più negozi anche esterni, quindi ci facciamo un bel giretto e curiosiamo. Ah, ce ne sono cose strane, eh? Questo è un altro di questi negozi qua, un po' più grande, con più roba dentro. Stancolo, le maglie costano intorno ai 500 yen, un po' di euro. E tipo, se ne prendo, queste qua costano tipo 2,10 euro queste maglie. E fanno, vedete qua, fanno sia pacco regalo e fanno pure, a volte se il pantalone è più lungo, devono l'accorciano, lo sistemano, lo fanno tutto qua, lo fanno. Questo qua è fornito con qualcosa di più elegante. A volte lavorano con marche nuove, poco conosciute. Chupa Chupa 700 yen, metà del prezzo, ragazzi. Ecco. Sì, che maglia con l'inglese è un po' scritto a minchia, ma lo troviamo sicuro. Questi costano tipo 700 yen, che sono un paio di euro, sì. Nitori è una versione economica di un negozio che si occupa di interni, quindi dove si possono comprare tutto quello riguardo la casa. Molto famoso in Giappone e state nelle zone esterne della città. È enorme, davvero enorme.
venghino, ragazzi, se siete più grandi di 60 anni, 1.300 yen, 10 euro, taglio e barba. Se no 1.500, se 1.800 yen facciamo pure lo shampoo. Cioè questo è un prezzo che è al di sotto della metà di quello che si paga in città. Facendo niente portacani. Benvenuti ragazzi nel negozio per fornito per robe per animali domestici. Ta-da! Tutto quello che vi passa. Oh mio Dio, ci stanno pure i pesciolini, ma non avevo i pesciolini, vediamo i primi cagnolini e i gattini e li pupazzi. Ma che belli che sono le tutine per i cagnolini, madonna, mi guarda qua, per la vestita Hawaii, proprio stile Hawaii però là. Ah, mamma, gli mette le tutine. L'acqua esce da là. Sono climatizzati questi spazi. Ma questo costa un botto, costa 260, 80.000 yen, 200.000 yen. Ah, 2.500 un botto questo. Vabbè, rompi tutto, spacca tutto. C'è la dormita. Di grazia ce l'hai quando te lo fanno mettere in braccio il cagnolino, per quella garantito di benevoglia di comprarlo al garantito. Questi in Australia li vedevo liberi, fa capire che non devi sta a tirare il culo perché lo tengono in gabbia. Se mi piglia la faccia me la magna e me la stacca la faccia. Questi di affrimento in Australia li vedevo liberi pure casa mia. E qua lo vendono a oltre 500.000 di euro. Conigli che in Giappone sono animali domestici, noi li mangiamo con le patate, loro no. Dedicata ai piccoli o grandi acquari e anche ai piccoli habitat. Guardate questo qua, è una figata assurda. La gente con i pesci incorporati.